Alexa, qual è il verso del dinosauro? Ragazzi, purtroppo noi abbiamo cambiato internet, no? Abbiamo cambiato wifi e dopo che abbiamo cambiato wifi, Alexa comincia, noi diciamo Alexa e lei ascolta tutto il discorso e poi si spegne da sola, non dice nulla. Col vecchio wifi non l'ha mai fatto, eh? Alexa, mi senti? Forte e chiaro. Ok. Alexa, qual è il verso del tirannosauro? Purtroppo non trovo la risposta alla domanda. Alexa, purtroppo non trovo la risposta alla domanda. Mi sembra di conoscere questa frase. Fai il verso di un dinosauro. Ecco il verso che hai chiesto, dinosauro. Il verso di quale animale vuoi ascoltare ora? Ecco Capra. il verso che hai chiesto, capra. Ciao a tutti ragazzi, mi chiamo Leonardo e benvenuti sul mio canale. Oggi siamo qui su Leonardo D perché, come vi avevo promesso su Leo Toys, eccoci qua che apriamo l'apostrofo uovissimo, perché non so come dirlo, di Jurassic World. Ok, io ho dei problemi, proprio dei problemi mentali nel dire uovissimo, cioè proprio l'uovissimo, il uovissimo, la uovissimo, lo uovissimo. Come cavolo si dice? L'uovissimo, l'uovissimo. D'ora in poi, quando prendo altri uovissimi, li chiamerò l'uovissimi, ok? Ecco, almeno ho una distinzione con gli altri YouTuber. Ok, ecco qua. No, nel senso, almeno una distinzione perché non. Cioè, uovissimo, come si può dire? L'uovissimo? No, l'uovissimo, così va bene. Allora. Minmi. Ok, Minmi. Questo è Minmi, questo è Minmissimo. Ok. Chi sono, bambino? Bravo io. No, c'è un'altra roba. Stickers, stickers, stickers. Ok, allora abbiamo tanti pennarelli molto belli, belli, belli. Pennarelli tema giurassico, immagino. Perché ci sono un po' i colori del giurassico, no? Del Jurassic World 2. Tipo quando tornano sull'isola. Tipo le cose abbandonate, altre cose. Ok. Cedete! Ecco. Ok. E questo che cos'è? Cos'è questo? No, c'è un timbro, io boh. Sì, un timbro, ma come funziona? Non è vero. Raga. Proviamo. Se funziona nei prossimi firmacopie, lo porto. Bello. Comunque abbiamo anche il Velociraptor. Io sinceramente. Ah, ci riprovo perché io non ho mai tirato
timbrato niente, non so timbrare, non sono minimamente capace. Ok, vediamo. Ma è troppo bello, una torciapenna. No, un attimo. Lo so. Madonna mia. Raga, guardate. Ah, così si accende solo da questa parte. Fa anche una bella luce. Ah, LED bello forte. Ok, poi qua si apre. E guardate, qua il mezzo è spento. Poi così, da questa parte, è acceso da questa parte. E invece di qua è acceso qui, che è bellissimo. Cioè, voi se siete al buio dovete scrivere. È bellissimo. Mamma mia. Cioè, guardate. Se non vedete niente, tipo, questa è fatta apposta per mia madre che è ciecata. Quando deve scrivere, mi serve questa, cioè, assolutamente. Perfetta. Tanto questo foglietto bianco non serve. È anche nera. È pure nera. Io me la porto a scuola questa, Eppure nera. Io uso le penne nere a scuola. La mia penna principale è la penna nera. Che cos'è? Plastilina. Ok, è una plastilina. Bene. Mauro, per favore vieni. Volevo far dare un'improntata a Mauro, però adesso proviamo anche così. Mamma mia! Quanto è fatto bene! Quanto viene bene! Eccoli qua, Mauro! Via! Vediamo! Tac! Wow! Guardate che impronta. Vediamo quest'altra. Ok. Wow, bravo Mauro. Adesso coloriamo un po' di rosso l'impronta, perché mi va. Ma ha fatto merenda Mauro, mi sa, perché c'ha già l'impronta. No. Ha calpestato un laghetto di pomodoro. Ok, abbiamo la pallina, questo sembra blu, non credo sia l'Indoraptor, l'Indoraptor ha tipo delle tutte scaglie, tipo qui, questo è l'Indoraptor, Indoraptor, wow. Ok, dalla bustina credo... Cioè, è uscito un, credo, un ceratosauro. Sì. Da Jurassic Park 3 direi proprio che è un ceratosauro. Decisamente. Sì. Cavolo, si poteva anche trovare l'Indominus o l'Indoraptor. Wow. Ok, ragazzi, guardate. Allora, come novità c'è il T-Rex più di 50 cm di terrore, che se gli cliccate questo pulsantino qua sopra, boom, un colpo devastante di coda. Guarda che bello, questo serve da colorare. Grazie. C'è un importantissimo colore ai dinosauri. Ecco qua, finito. Lui si chiama Minmi, ok. Direi che lo voglio rinominare, questo Minmi. Lo apriamo, ok, e lo rinominiamo. Questo Minmi non si chiamerà più Minmi, anche se Pennarello, una volta che ha scritto sulla plastilina, non scrive più, ma si chiamerà
chiamerà Ok, allora è partita una meme di tanto tempo fa in giro, che io, cioè, che i miei amici mi hanno fatto notare solo adesso, e io tipo me la metto, me la voglio, no, ho pensato di mettermela come suoneria del telefono perché è orecchiabile ed è bella. Andate a cercare cioè ye con tre e su YouTube. Io non ve la posso far sentire perché sennò mi copyrightano il video e mi bloccano, che bello! E quindi voi andate da soli, senza registrare il video, scrivete su YouTube, ok? Ci siete brave persone, brave. E allora lo scrivete Y-E-E-E con tre E, ok? Ed è il primo video che vi esce un dinosauro strano con il naso a carota. Ok, ci cliccate. È bellissimo. Da oggi in poi noi lo chiameremo però sono tipo che c'è uno slime. Wow. Ragazzi, spero tanto che questo video vi sia piaciuto. Mettete un mi piace, cioè, se vi è piaciuto il video, iscrivetevi al mio canale. Ciao ciao da Leonardo e Mauro e l'uovissimo di Jurassic World.